İtalyan gazetecinin Alessandro Battista Gazze üzerinden Filistinlilerin hakları ile ilgili konuştu. İtalyan gazeteci Gazzelilerin hiçbir hakkının olmadığını söyledi. İsrail'i sert şekilde eleştiren Battista'nın konuşması sosyal medyada çok konuşuldu. Hanno diritto a non vedere occupate le loro terre in Cisgiordania, territori che si chiamano territori occupati, dove lì l'aggressore è l'esercito israeliano che dovrebbe starci lì. Non ce l'hanno, un attimo, un attimo. Sözünü sakınmadı, Gazzelileri savundu, İsrail'i sert şekilde eleştirdi. Hanno diritto a vedere rispettate decine di risoluzioni votate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite? Sì o no? Perché non vengono rispettate? İtalyan gazeteci Alessandro Di Battista katıldığı bir televizyon programında İsrail'in Gazze'ye yıllardır uyguladığı ablukayı ve Filistinlilere hiçbir hak tanınmadığını tek tek anlattı. Potete elencare quali sono i diritti dei palestinesi per sapere? I palestinesi hanno diritto ad un paese loro, sovrano? Non ce l'hanno. Hanno diritto ad utilizzare una moneta loro? Non ce l'hanno. Hanno diritto a uscire da Gaza? Non ce l'hanno. Hanno diritto a non vedere occupate le loro terre in Cisgiordania, territori che si chiamano territori occupati, dove lì l'aggressore è l'esercito israeliano che dovrebbe starci lì. Non ce l'hanno. Un attimo, un attimo. Hanno diritto ad essere riconosciuti a livello internazionale? Sì. Non ce l'hanno. İtalyan gazeteci İsrail'in yıllardır uluslararası hukuku hiçe saydığına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararlara da uymadığına dikkat çekti. Diritto a vedere rispettate decine di risoluzioni votate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite? Sì o no? Perché non vengono rispettate? E la mia domanda è: come si può convincere oggi un ragazzino di 10 anni a credere in una soluzione diplomatica, se tutti gli spazi diplomatici, nonché gli spazi per fuggire da Gaza, sono chiusi? Come è possibile convincere un bambino palestinese a sperare nella comunità internazionale?